Si svolgerà dall'11 al 13 settembre prossima la nona edizione del Festival Internazionale dell'Uva da Tavola, IGP di Mazzarrone. Ricco il programma di eventi e soprattutto grandi le novità. Sentiamone qualcuna dagli ospiti di questa sera, cominciando dall'assessore all'agricoltura Salvatore Cassisi. Cracking dell'uva da tavola che ci sta dando veramente, ci fa stare un po' in ansia e parleremo anche di questo, che è una situazione molto particolare e molto delicata della nostra Uva Italia. E quindi batteremo il ferro caldo sempre, ripeto, stanchezza dei terreni e cracking. E quindi spero che la gente verrà, perché ci saranno delle persone importanti che porteranno avanti questi problemi. Gli agricoltori hanno la Poi possibilità di fare magari domande e vi spiegherà chiedere. meglio anche il presidente dell'IGP, che particolarmente ha invitato un luminare, diciamo, di questa stanchezza dei terreni, che ci parlerà un po'. Niente, ripeto, queste sono le importanze della vetrina dell'uva da tavola. Ma certamente tanta uva da gustare, che Questo mestiere. senza dubbio sarà in primis, ripeto, poi il Presidente vi illustrerà quello che stiamo andando a fare in piazza là sopra, non mi voglio allungare più di tanto, ripeto, ringrazio veramente tutti i commercianti e i produttori di Mazzarone per l'aiuto che ancora ci stanno dando. E speriamo che tutto vada per il meglio E invitiamo e tutti, invitiamo tutti, ovviamente. grazie ancora veramente. Allora, lo spettacolo ha certamente un ruolo importantissimo, bene la cultura, bene l'uva, bene insomma tutto quello che può essere, però lo spettacolo insomma diventa il richiamo per chi ci sta intorno di solito. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare da Mazzarrone? Beh, assolutamente, lo spettacolo per quanto mi riguarda appunto è la cosa più e cui ci tengo tanto e ci stiamo impegnando veramente tutti, tutti qui presenti e moltissime altre persone, parlo anche dei consiglieri, parlo anche di tantissimi altri ragazzi dell'associazione Terra d'Ambra in cui mancano altri elementi di questa associazione, non sono oggi presenti, ma veramente ci stiamo impegnando tutti tantissimo e anche l'IGP che veramente ha avuto delle idee bellissime che vedrete appunto in questo festival e vi spiegherà adesso fra un po' il nostro presidente Giovanni Ragnolo. Niente, a Tra gli parte. ospiti qualcuno già lo possiamo accennare, magari con certezza? Per Beh, non svelare tutto, però qualcuno magari, giusto per destare di più l'attenzione. li sveleremo, però prima di parlare appunto degli spettacoli mi premeva appunto precisare la mia grandissima volontà quest'anno di portare avanti quel progetto che è le sculture dell'uva da tavola. È un progetto a cui tengo tantissimo, infatti appunto le prime riunioni che abbiamo fatto si è parlato solo delle sculture di uva, invitavo sempre i ragazzi, abbiamo fatto tantissime riunioni per invitare tutti questi giovani di Mazzarone, non è stato facile. Però a conclusione di tutto questo sono veramente fiero perché ho visto una grandissima partecipazione appunto di tutti questi giovani di Mazzarrone, addirittura penso sia da record, quest'anno ci saranno ben 14 sculture che appunto via Alcide De Gasperi saranno piene di sculture di uva da tavola, grazie ai ragazzi di Mazzarrone. Che appunto hanno sposato questo progetto, io sono contentissimo perché spero nel futuro diventi, non so, come l'infierata di Noto, una cosa che veramente è unica, penso al mondo e che va valorizzata e devo ringraziare enormemente i giovani di Mazzarone che stanno partecipando e in questo momento stanno lavorando per giorno 10 settembre, Già ci perché sono degli schizzi pronti, sì, no? certo, ci sono degli schizzi, non ve li svelo. Ne stavo per chiedere uno, no? Non lo diciamo. No, e il titolo sarà Sogni d'uva, Già è qualcosa. Sogni d'uva, quindi do estro appunto alla loro fantasia di esprimerla nel miglior modo possibile. Quanti sono i ragazzi più o meno coinvolti? Sono davvero tanti. Tra Sono l'altro, essendo 14 14. gruppi e quindi ogni gruppo deve avere Almeno una una bella decina. partecipazione, certo, minimo 10 persone perché poi allestire queste sculture con chicchi di uva non è una cosa semplice, non può farla certamente una sola persona. Quindi saranno veramente a centinaia i ragazzi che giovedì, infatti questo non l'ha detto nessuno, non inizia il venerdì ma inizia proprio il giovedì, in modo che il venerdì pomeriggio siano pronti per l'inaugurazione appunto di queste sculture di uva. E quindi Quindi anticipiamo. noi con i ragazzi lavoriamo prima per essere pronti il giorno 11 settembre per l'inaugurazione e vi invito tutti a vedere queste bellissime sculture. Gli spettacoli. Spettacolo.
spettacolo. Tra parentesi, giovedì ci saranno anche i Riders che dipingeranno anche i muri, perché c'è anche questa novità che abbiamo portato lo scorso anno, che è stata veramente una bellissima idea, secondo me. Sono dei ragazzi di Mazzarrone? No, questi Riders sono di Catania, sono dei ragazzi di Catania, che vengono appunto a dare un tocco di armonia anche ai muri, così lasciati un po' vuoti, diamo un tocco di uva, un tocco di benvenuto. In più, certo. Un tocco di benvenuto. E quindi il giovedì sarà questo, il venerdì invece ci sarà la nostra grandissima, talentuosa ragazza appunto di Mazzarrone, che è Federica Cassisi, la quale sta organizzando una serata sicuramente bellissima. Io già me la vedo davanti come sarà questa serata, una serata in cui raggrupperà, diciamo, le musiche di tre paesi molto passionali, diciamo paesi perché c'è anche uno stato, no? Molto passionali di sole e di calore, che sono quindi la musica siciliana, la musica napoletana e l'Argentina, quindi l'Argentina, queste tre, questo trittico. Passione, sole, cuore, amore. Esatto, esatto, esattamente. Con la ciliegina sulla torta, che è Rita Botto, con gli Asteriscos, che verrà quindi qui ad Alliedara appunto il venerdì sera. Sarà una serata veramente bellissima, già il venerdì. Il sabato poi c'è il classico premio Grappolo d'Oro. Vi posso dire forse un paio di nomi. Un paio di nomi, veramente fa veramente tantissimo piacere. È il primo obiettivo che volevo raggiungere quest'anno e l'ho raggiunto e sono felicissimo di questo. Porteremo Giovanni Caccamo, vincitore del Festival di Sanremo 2015, della 65esima edizione di Sanremo. Nuove proposte, lui sarà presente qui, canterà delle canzoni, canterà la canzone che ha vinto al Festival, ed è un premiato. Un altro premiato sarà il nostro grande Mario Incudine, che è stato onestamente presente anche lo scorso anno, è stato presente il giovedì. È stato anche molto apprezzato. È stato veramente molto apprezzato, ed era nostra volontà veramente premiare questa persona che appunto quest'anno ha fatto proprio il massimo nei teatri, è stato sempre tutto esaurito, ed è fra un cantautore e un cantastorie, diciamo, alla critica lo apprezza tantissimo. Questi sono solo due, comunque presenterà Salvo La Rosa, comico ci sarà Giuseppe Castiglia e poi ci saranno altri premi che non vi possiamo svelare tutto. Non diciamo tutto. Poi la domenica invece... La domenica ci sarà il concerto di Bianca Zei. Ovviamente la domenica parte già dalla mattina, no? Sì, ci saranno... Anche il sabato, anche ci sono sabato. Gli stand da visitare, questo insomma lo assolutamente. Diciamo ora magari vogliamo... Assolutamente ci sono gli stand da visitare, a parte gli stand ci saranno degli intrattenimenti pomeridiani, quindi saranno alcuni spettacoli pomeridiani, e il concerto poi della domenica che sarà Bianca Zei, anche lei a Sanremo quest'anno presente, e per concludere i grandissimi fuochi di Chiarenza, che lo scorso anno sono stati veramente stupendi. Bene, bisogna mettere le tende, abbiamo uno spazio che deve stare qua e fermarci, insomma. Assessore, allora, il Festival Internazionale dell'Uva da Tavola ovviamente non è soltanto spettacolo, degustazione, ma è veramente cultura, è il segno di una tradizione che per i cittadini di Mazzarrone, ma non solo, insomma, diventa principalmente questo il motivo di richiamo, per cui Mazzarrone non è soltanto l'uva in sé. È sì. Tutto il contorno. Quindi diventa importante il momento dello spettacolo, ma cos'altro ci dobbiamo aspettare? Oltre allo spettacolo diventa importante anche il momento sociale e il momento culturale. Il momento sociale, quest'anno abbiamo dato degli stand a delle associazioni di volontariato che quest'anno porteranno avanti alcune loro iniziative. Mi riferisco ad esempio all'Oasi, la comunità degli alcolisti che si trova a Pianostella, mi riferisco alla Caritas, quindi abbiamo dato anche uno spazio nell'ambito sociale. Questo perché la festa dell'uva vuole essere tutto e quindi una potenza, la potenza di saper fare, è quello che noi stiamo facendo proprio per il festival. Queste forze unite, il turismo, sport e spettacolo, l'agricoltura, l'IGP, perché non dimentichiamo che l'uva fa bene alla salute e che l'uva è IGP e che quindi dobbiamo portare avanti sempre questo tema, perché l'uva è
la nostra vita. Come abbiamo sempre detto, a Mazzarrone la vite è vita, e quindi noi non facciamo altro che, attraverso questa rappresentazione, appunto, portare avanti questo tema, che è la potenza di tutti i mazzarronesi, perché i cittadini mazzarronesi sono tutti agricoltori, tutti produttori, e che tutti si spendono ogni giorno con il loro lavoro e i loro sacrifici a portare avanti questo prodotto nelle tavole di tutto il mondo, facendolo, diciamo, bene. Speriamo che i mercati possano riprendere, avere una ripresa, perché c'è stato un piccolo crollo e quindi i prezzi dell'uva sono un po' scesi, però speriamo tutto bene. Il festival vuole essere questo momento tutto inglobato insieme per portare avanti tutte quelle iniziative e quelle cose belle che fanno bene anche alla gente. Quindi invito tutti l'11, il 12 e il 13 al Festival Internazionale dell'Uva IGP di Mazzarrone. Adesso conosciamo la new entry di quest'anno, anche se, insomma, dietro le quinte ci sono tanti, dobbiamo dirlo, ogni anno si arricchisce. Allora, presentati, presenta anche l'associazione. Dell'associazione culturale del Radambra di Mazzarrone, infatti ringrazio. Nome? Stefania Guerrieri. Saluto i telespettatori e soprattutto i campaesani che ci stanno guardando. Ringrazio l'amministrazione da parte di tutto il gruppo per averci coinvolto e reso partecipi nell'organizzazione della nona edizione del festival. Volevo precisare che il nostro entusiasmo viene alimentato dalla voglia di dare un contributo, ognuno con le proprie capacità e competenze, affinché, come ogni anno, si rinnovi questo omaggio al preziosissimo prodotto qual è l'uva. In particolare ci stiamo impegnando e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, affinché vengano coinvolte tutte le persone, le aziende, le attività non solo del posto ma anche dei dintorni. Tutte quelle aziende, le persone la cui essenza proprio rimanda sempre al prodotto l'uva preziosissimo e alla nostra terra. Siete un'associazione giovane voi? Sì, è mista, siamo un po' giovani e altro un po' meno, però tutti coinvolti, ci stiamo divertendo veramente e questo mi fa piacere. Soprattutto anche con i ragazzi delle sculture, infatti, cioè, sono tutti giovanissimi, quindi li ringraziamo. Quindi diciamo che il contributo in questo senso da parte vostra è proprio quello di sentirvi anche voi partecipi, sì, diretti, sì, ma credo, esatto, che questo sia un po' il sentire dei mazzaronesi, siete sempre molto, sì, molto uniti, no? A prescindere che siete giovani o meno giovani, non c'è assolutamente questione di età o sesso, no, siete tranquillamente un gruppo in generale, create una grande famiglia. Ci uniamo, tutta la comunità ci uniamo in questa occasione appunto per festeggiare questo evento che per noi è fondamentale ed è importante. Bene, grazie. E concludiamo in bellezza, ma per questa volta, poi insomma magari ci rivediamo, con il presidente del consorzio IGP dell'Uva da Tavola, la regina madre, la protagonista, anche se non è solo lei, ma tutto ciò che di contorno certamente non fa altro che renderla sempre più bella. Allora, innanzitutto partiamo da quello che diceva l'assessore, anche se è brutto partire da un po' dalle cose negative, però poi da quelle, insomma, cerchiamo di trarne gli effetti positivi e trovarne quindi anche magari, chissà, una soluzione, un modo, insomma, di poter operare in questo senso. Sicuramente. Allora, come ha detto lei, per noi l'uva è la regina, noi abbiamo come santo protettore San Giuseppe per quanto riguarda Mazzarrone, ma come regina abbiamo l'uva da tavola. L'uva è donna. Che è appunto, ci vuole la donna per avere un tocco ancora di più. E noi, diciamo, quest'anno stiamo organizzando come IGP qualche cosa di più particolare, nel senso che creiamo un mercatino dove si va a degustare l'uva, dove si va poi a fare anche la vendita dell'uva, e la frase principale è dalla nostra terra alla vostra tavola, quindi significa che i produttori di Mazzarrone prendono la merce e la fanno degustare direttamente al consumatore finale. Questo serve anche per promuovere il nostro prodotto anche territorialmente, perché certe volte nella maggior parte dei casi noi portiamo l'uva in Inghilterra, in Germania, in Scandinavia, dove in paesi magari sperduti, e magari qua a Ragusa o a Vittoria o a Caltagirone non conoscono magari l'uva IGP, quindi vogliamo far conoscere la nostra uva, quindi le qualità della nostra uva, che sono ormai riconosciute penso da tutti, e quindi coinvolgere anche un pubblico nostro locale.
Per quanto riguarda la, diciamo, la manifestazione che aveva accennato l'assessore Cassisi, che a noi ci preme tanto cominciare a risolvere dei problemi che purtroppo per noi sono vitali, quelli della stanchezza appunto del terreno e il problema del cracking, abbiamo chiamato a supporto dei luminari che vengono, e appunto per questo, come diceva, invitiamo un po' tutta la cittadinanza a prendere parte, diciamo, a questa conferenza per capire e ognuno di noi esternare i nostri pensieri, quindi cercare una soluzione, perché per noi non coltivare uva significa purtroppo morire il territorio, quindi noi non lo vogliamo fare e dobbiamo cercare sempre nuove situazioni per poter sempre coltivare la nostra uva, varietà nuove, seguire i consumatori per quello che loro vogliono e quindi offrire a loro il meglio del nostro territorio. Quanto aiuta il consorzio degli agricoltori? Allora, il consorzio in questo momento, diciamo, è da più che altro da promozione e pubblicità per il marchio, perché questo è già qua, penso che sia una grande cosa. Siamo riusciti a fare finalmente un unico marchio che ci vede coinvolti tutti, significa Mazzarrone, IGP, il marchio è proprio IGP Mazzarrone, quindi non più individualisti solamente per quanto riguarda il singolo, diciamo, operatore che possa essere Salvo, Giuseppe, ma coinvolgere solamente il territorio, IGP Mazzarrone, quindi fare conoscere il nostro marchio. Poter un giorno riuscire a commercializzare tutta l'uva solo da un ufficio commerciale, che sarebbe la cosa più bella e la cosa dove noi potremmo veramente fare rimanere un po' più di economia nel nostro territorio, quindi offrendo qualche centesimo o qualche 10 centesimi in più ai produttori e non regalarlo alla grande distribuzione che purtroppo ci stressa con le loro, diciamo, grandezze che noi non riusciamo così ad essere da competizione con loro, sì, perfetto. Bene, con questa bella squadra, che è una piccola parte di quello che c'è dietro, insomma, concludiamo con il vice sindaco per ricordare l'appuntamento e per dare delle informazioni più che altro tecniche per, insomma, consultare il programma e così via. Sì, troverete sicuramente tutte le informazioni sul sito del nostro comune di Mazzarrone e poi a giorni dovrebbero uscire i 6x3 e le brochure, così da informare ovviamente non solo la nostra città, i nostri concittadini, ma anche i coloro che vogliono venire da fuori a gustare e a godersi questo evento molto importante per noi a Mazzarrone. Quindi vi aspettiamo tutti numerosi a Mazzarrone. Dall'11. 11, 12 e 13, speriamo che tutto vada bene. Comunicato stampa del comune di Caltagirone. Cessate le ragioni di una più ampia fruizione nel periodo strettamente estivo che ne avevano consigliato l'apertura per un lasso di tempo maggiore, la villa comunale tornerà a partire da lunedì 7 settembre ad essere aperta al pubblico sino alle ore 21. Dopo il grande successo registrato il 31 luglio in occasione delle Notti Verdi della Cultura, Villa Patti ritorna protagonista della Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio di Caltagirone. 4 giornate consecutive di eventi, tutte ad ingresso gratuito, significativamente chiamate Fuori Museo, da giovedì 3 a domenica 6 settembre. Venerdì 4 settembre lo splendido scenario neogotico veneziano della villa si riempirà dei suoni e dei colori del tango argentino per la prima milonga delle ville storiche a cura dell'associazione culturale Salotto d'Arte in Tangherica Latini, che con questo appuntamento aprirà ufficialmente i corsi di tango argentino a Caltagirone. L'inizio è fissato per le ore 21. Sabato 5 settembre con Aminarte, rassegna artistiche di animazione dedicata ai bambini, giovani e adulti a cura dell'associazione Tata Matilde. Sarà possibile vivere e godere di Villa Patti per l'intera giornata. Dalle ore 9 alle ore 23, infatti, il teaming previsto 2 contest.
Cerami Comics e Cartoon Music. Domenica 6 settembre, a concludere il fine settimana, la rappresentazione teatrale Storie di Asini e Cristiani, a cura dell'Associazione Culturale La Ginestra, liberamente ispirate alla narrativa verghiana, alle novelle rusticane. L'inizio è previsto alle ore 21. Continuano i festeggiamenti a Caltagirone in occasione di Maria Santissima Bambina. I prossimi appuntamenti: il 4 settembre alle ore 18:15 con la messa presieduta da Don Emanuele Alessi e la processione sul piazzale antistante alla chiesa. Il 6 settembre la messa presieduta da Don Dario Curcio, parroco di San Cono. Alle 7 settembre alle ore 18 Santo Rosario e Santa Messa presieduta da Don Antonio Parisi e alle ore 19:30 incontro sul tema Sturzo e la diocesi di Caltagirone, intervento del professor Umberto Chiaramonte. L'8 settembre festa e solennità di Maria Santissima Bambina, Santa Messa alle ore 7:30, alle ore 18 Santissimo Rosario e Santa Messa presieduta da Don Giovanni Di Martino, rettore del seminario, con la presenza dei seminaristi, e processione nel circondario della chiesa. Si svolgerà l'Icodia Eubea dal 3 al 6 settembre 2015, la 14ª festa dell'uva, tra arte, storia, cultura, sapori e tradizioni. Venerdì 4 settembre, spettacolo teatrale al Parco Santa Pau di Usapiti Comè. Il 4 e 5 settembre, presso l'abbadia, la personale di pittura di Ignazio Marziano, I colori del vero. Sabato 5 settembre, appuntamento clou alle ore 18:30 in piazza Garibaldi con l'inaugurazione della 14ª festa dell'uva, l'apertura degli stand e la degustazione dell'uva da tavola, dei prodotti tipici locali e un intrattenimento musicale a cura della banda musicale Licodia Sinfonica Costa. Alle ore 21:30 la sfilata di moda in piazza Garibaldi Fashion Day Tour 2015. Domenica 6 settembre alle ore 6 presso il lago di Rillo la gara di pesca sportiva, primo trofeo Festa dell'Uva a cura dell'associazione Carpi Fishing Italia sede di Scordia. Alle ore 17 al Corso Umberto, piazza Garibaldi, esemple di batteria a cura della Drum School di Claudio Pepi, esibizione della piccola orchestra tamburi parlanti, esibizione percussioni di batteria. Appuntamento all'Icodia dal 3 al 6 settembre con il 14ª Festa dell'Uva. L'USD Audax Poerio, in occasione del 35 anni insieme, presenta la Scuola Calcio 2015-2016 affiliata FC Crotone in campi in erba sintetica di ultima generazione al Galilei Stadium di via P3 e l'Audax Arena in Viale Europa per ragazzi e ragazze. Anche quest'anno per tutti gli iscritti l'USD Audax Poerio, trasferte in Calabria, visione partita del Crotone, visite nelle strutture di allenamento, incontri con pari età del Crotone, partecipazione a tornei, partecipazione a stage, presenze periodiche dei selezionatori del Crotone nelle strutture del USD Audax Proerio. Le categorie allievi del 1999-2000, giovanissimi 2001-2002, esordienti 2003-2004, Pulcini 2005-2006, Scuola Calcio, Primi Calci e CAS CONI 2007-2011 sono le categorie in gestione e affiliate all'Audax Poerio di Caltagirone. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso lo Stadio Greco o presso al campo Galilei Stadium in via P3 o al campo Audax Arena.